Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. In questi giorni ci stiamo occupando delle elezioni regionali. I calabresi saranno chiamati alle urne il prossimo 26 gennaio per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio. Oggi con noi c'è l'avvocato Nicola Mondelli, candidato per Calabria Libera con Carlo Tanzi. Benvenuto, avvocato. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, la sua prima volta da candidato per le elezioni regionali, perché questa scelta e perché con Carlo Tanzi? Allora, oggi è il 17, ho deciso quindi di candidarmi con Carlo Tanzi e quindi sto vivendo questa esperienza politica e sto quindi ragionando in maniera politica da ben 42 giorni. E quindi sì. Quando ho deciso di candidarmi con Carlo Tanzi, ho deciso perché sono stato uno dei fautori dell'ascesa in campo di Carlo, essendo uno storico amico di Carlo, proprio dopo che lui è stato maltrattato alla protezione civile, poiché nonostante abbia fatto tutti i suoi doveri, nonostante abbia denunciato il malaffare che c'era, è stato quindi allontanato, poiché le persone per bene, oneste e capaci, non possono stare in questo sistema che è un sistema marcio. Quindi lei ha voluto... E quindi ho detto a Carlo, che è anche una persona oltre che capace anche conosciuto, ho detto di tentare questa esperienza, di tentare di ridare dignità alla Calabria e ai calabresi. E quindi ha voluto anche lei in questo progetto. Certamente non potevo tirarmi indietro, non potevo quindi non dare una mano anche fattiva a Carlo, anche per la professione che io svolgo, perché ho sempre difeso le persone contro gli enti, persone che hanno bisogno di essere difese. Certo. Difendo anche la libertà di stampa ultimamente, appunto perché... Che è un po' soffocata ultimamente, certo. È soffocata e diciamo che non c'è una vera libertà. Ultimo caso che ho difeso, proprio per quanto riguarda la campagna elettorale, che è il caso di Bruno Vespa. Sono io che ho provveduto infatti a redare una querela, un esposto alla GCOM che sarà presentato entro stasera, poiché scadono appunto i 10 giorni per presentarlo. Bruno Vespa non si doveva permettere di turlupinare la Calabria e i calabresi, poiché i calabresi non hanno anello al naso, non poteva appunto in un sondaggio che ha fatto la scorsa settimana dire che ci sono tre candidati con sondaggi che sono farlocchi, sondaggi che non sono stati assolutamente effettuati, vi è la prova, e non poteva appunto chiamare altri il candidato Carlo Tanzi. E quindi ovviamente su questa scia lei intende proprio dare il contributo alla Calabria per cercare di dare una mano a chi deve essere anche difeso a livello proprio legale, ma partendo dalla pubblica amministrazione. Allora non è solo la pubblica amministrazione, qua siamo vivendo... Che tipo di contributo lei intende dare qualora dovesse essere eletto? Allora, di portare lì alla Calabria soltanto persone per bene e oneste, poiché non è più possibile che solo in Calabria succede che un presidente di corte d'appello, un colonnelli dei carabinieri, i prefetti, tutti vengono attualmente, non danno l'esempio che dovrebbero dare alle persone per bene. È ora quindi per i calabresi di svegliarsi, di votare un'alternativa valida e noi le solite persone che sono rappresentate sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra. Quindi la rivoluzione deve partire principalmente dai calabresi? Dai calabresi. Io infatti dico che, anzi invito le persone, i calabresi, a non andare a votare. Però invito i calabresi a non andare a votare, i calabresi che non sono liberi di votare, poiché non sono liberi in quanto devono per forza votare queste persone che ci hanno rappresentato da oltre 40 anni. Perché sono incastrati in questa, diciamo, in questa morsa. Sono costretti a votare lì, sia perché controllano il voto tramite vedono se una persona è in quella sezione, se ha votato o meno, e sia perché non sono appunto liberi. Io invece invito le persone che sono libere ad andare a votare Carlo Tanzi, ad andare a votare naturalmente anche il sottoscritto, che mi chiamo Nicola Mondelli,
È questo. Prima di chiudere, io le volevo chiedere questo. Che tipo, chiaramente lei mi ha spiegato... Un'altra cosa che mi viene in mente, appunto. Prego. Oltre che l'invito a non andare a votare alle persone che non sono libere, quelle di poi giustificarsi dicendo sono malato, tanto non è una truffa, dire alla persona, al loro padrone attuale, ero malato oppure vado in settimana bianca. È chiarissimo. Allora, lei mi diceva appunto prima di iniziare l'intervista che, ovviamente, avendo una professione molto, molto impegnativa, la campagna elettorale l'ha iniziata da poco. Che tipo di istanze sta raccogliendo dalle persone che incontra e che vogliono sposare il progetto di Carlo Tanzi? Sì, io fino a mezz'ora fa, 30 secondi. Fino a mezz'ora fa ero in udienza, quindi svolgevo una professione, svolgevo quindi una causa penale, pertanto sono impegnato, non sono come il dipendente pubblico che ha 30 giorni per poter svolgere la propria campagna elettorale. Però ho collaborato per quanto riguarda nei gazebo, ho sentito quindi gli umori delle persone. Le persone erano distratte, però quando vedevano il gazebo per raccogliere le firme, vedevano che c'era Carlo Tanzi, si fermavano e venivano a firmare. Pertanto gli umori sono... Attenzione. C'è l'attenzione. I veri sondaggi infatti danno Carlo Tanzi attualmente al secondo posto, dietro Callipo, e a distanza c'è la Sandelli. Quindi lei in questo progetto ci crede fermamente? Io ci credo, poi se i calabresi non ci crederanno, noi abbiamo una professione, abbiamo sia Carlo Tanzi, sia io, sia quelli della nostra lista. Vorremmo dare questo servizio ai calabresi, vorremmo mettere la nostra esperienza civile al sostegno dei calabresi. No, e vorremmo che i calabresi capissero che chi ha fatto politica da 40 anni e che naturalmente fino a questo momento la Calabria è stata sempre ultima e rimarrà sempre ultima, vorremmo almeno migliorare le posizioni della Calabria, non vogliamo più essere ultimi. Grazie avvocato, grazie, in bocca al lupo. Ricordiamo Nicola Mondelli, candidato Calabria Libera con Carlo Tanzi, Calabria e Cosenza, la circoscrizione, ricordiamo, Cosenza Nord. Grazie a voi.